Rosa Ciarano, presidente dell'AISM. L'AISM è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. E Rosanna nel suo libro delicatissimo ha evidenziato in una maniera molto dolce, molto soft, fortunatamente, la sclerosi multipla. Non so se voi la conoscete, è una malattia del sistema nervoso centrale che colpisce soprattutto i giovani, in età compresa dai 18 ai 40 anni, quindi nel pieno dei loro progetti di vita. Anche se negli ultimi anni si scopre che questa malattia purtroppo sta colpendo anche in età infantile e anche prima dei 18 anni. Noi abbiamo molti ragazzi di 13, 14, 15 anni, quindi è importante valutare bene e studiare bene questa patologia. L'AISM appunto è l'unica associazione in Italia a livello nazionale che da oltre 44 anni si occupa di sclerosi multipla per cercare di migliorare la qualità di vita delle persone con SM e della loro piena integrazione sociale insieme ai familiari, perché pensate comunque che è una patologia che colpisce comunque un'intera famiglia, perché quando è colpito un giovane ci sono i genitori, ci sono i fratelli e le sorelle, quando è colpito il marito c'è la moglie con i figli, viceversa per la moglie. È una patologia che colpisce soprattutto le donne, con un rapporto 2-1. Per questo il Presidente vi parlava di un evento che ci sarà durante la festa della donna, dedicato proprio alla donna, ma ve ne parlo dopo. Io vi parlo in prima persona, noterete l'emozione, io comunque non smetto mai di emozionarmi quando parlo, perché comunque io sono personalmente coinvolta, ho un figlio di 27 anni colpito dalla sclerosi multipla e vi assicuro che convivere con questo tipo di patologia con dei giovani non è facile. Ci sono tanti risvolti nella patologia, perché comunque si porta dei risvolti psicologici, dei risvolti sociali. Molti giovani non riescono ad accettarla, quindi non si iscrivono all'università, non riescono a trovare lavoro, deve far capire comunque che è una patologia che colpisce in un determinato modo, perché comunque sono sempre stanchi, la stanchezza non la vediamo, nessuno di noi si accorge. Io stessa come mamma, quando mio figlio mi dice sono stanco, lo guardo e è mio figlio, comprendo che è stanco, però non so fino a che punto questa stanchezza, ma tutti comunque lamentano, ci sta quello che non deambulano bene, prende diverse forme, c'è una forma primaria, i ragazzi si curano, ma non perché la cura, perché fino ad oggi ancora non sappiamo la causa della sclerosi multipla, quindi non esiste una cura risolutiva, ed è per questo che l'ASM insieme alla sua fondazione, la FISM, combatte per far andare avanti la ricerca scientifica. E non